sezione di Casalarano sono tanti gli spunti tecnici di questa partita, ve li racconteremo nel corso della telecronaca. Aspetta la sovrapposizione di Brusa, De Palo dentro Frigerio, buona azione del Milan, ancora Frigerio dentro il pallone a cercare l'inserimento da parte di Navoni, in due tempi il portiere blocca il pallone. Un biglietto da visita che non ha bisogno di ulteriori presentazioni per il Milan di De Vecchi, che attacca con De Palo in area. De Palo tocca il pallone, ma il portiere se la cava con un piazzamento perfetto. Parte con il sinistro, pallone alto, a cercare Ballo. Facile la parata di Uzzo. Setta. Poi c'è un po' di campo per Montù. Avanza Montù, fa tutto da solo Montù. Occhio a Owusu che è libero, palla per Owusu. L'arbitro dice che basta così. 0-0 dopo i regolamentari, senza recupero, si andrà ai calci di rigore. E non è proprio... troppa concentrazione per De Palo. Il quarto rigore del Milan. Va con il destro la parata di Weng. Aveva sistemato più volte il pallone, sintomo di insicurezza. Sta per poi regalare la semifinale al Bayer. Tutto affidato a Uzzo. Parte Buku su rete! E il Bayer Leverkusen passa in semifinale battendo 5-3 il Milan ai calci di rigore. Disperazione Milan!